E autunno e Robe da Fedagri di oggi vuole raccontarvi la pera madernassa in modo nuovo. In realtà con un concorso enogastronomico alla terza edizione che vede coinvolte ben 6 scuole alberghiere di Piemonte e Liguria. Quindi non ci resta che andare a scoprire la pera madernassa in tavola con questo bellissimo concorso che si intitola... La pera madernassa! E siamo con la scuola L'Arte Bianca di Neve, quindi puntiamo sul dolce e la pera madernassa con voi che cosa diventa? Quest'anno L'Arte Bianca ha deciso di presentare 2 dolci, tra cui una cheesecake e una millefoglie con la crema di pere. Quindi 2 dolci impegnativi, quanto tempo ci va a prepararli? Ma siamo su circa 1 oretta di preparazione. Perché avete pensato a questo accostamento? Perché la millefoglie comunque e anche la cheesecake sono 2 dolci che si possono riproporre in modi diversi. E questa volta la pera madernassa è finita ad Alassio, quindi la scuola alberghiera ufficiale del luogo che ce la racconta come? Abbiamo deciso di preparare un risotto con l'abbinamento terra-mare e abbiamo fatto un carpaccio di gamberi e il riso con i gamberi, la burrata e la pera madernassa e abbiamo fatto a fianco una tartara di pera, sempre con lime, che serve a regolare un po' tutto il piatto e a dare equilibrio e sopra ci abbiamo messo delle chips di pera madernassa. Insomma, l'accostamento pere e pesce è qualcosa davvero di innovativo. Come vi è venuto in mente? Beh, non so, ci avevano lanciato questa sfida di fare pesce con pera, visto che l'anno scorso hanno fatto un dolce e siamo riusciti a contrastare questi 2 gusti, soprattutto con l'acidità del lime, che spacca un po' questi 2 sapori e meno male che siamo riusciti a proporre questo piatto. E giochiamo in casa, siamo a Bra con la sua scuola alberghiera, quindi restiamo nel Roero con la sua pera ufficiale. Voi la conoscete bene, come si comporta in cucina la madernassa? Noi abbiamo proposto un tris di finger food chiamato Aperi Pera Madernassa, che ha come comunque filo conduttore la pera madernassa cotta principalmente. Appunto, quali sono le caratteristiche di questa pera diverse dalle altre? È molto dolce ma allo stesso tempo molto acidula, quindi smorza la dolcezza che emana ed è fantastica per qualsiasi piatto, sia cruda che cotta. E qui abbiamo i plurivincitori delle precedenti edizioni, quindi questa volta è stato più difficile. Che cosa avete portato? Abbiamo portato un secondo, una lingua ripiena di pere e con delle salse sempre a base di pera e decorate con pere alla julienne fritte sopra. Quindi la lingua è un antipasto che una volta era molto in voga, adesso lo si sta un po' riscoprendo, un antipasto un po' da capire, un po' difficile. Sì, infatti molti non lo apprezzano e noi abbiamo cercato appunto di farlo venire fuori. Ed eccoci con la scuola alberghiera di Dronero che è doppiamente protagonista perché sfoggia qui il libro di ricette, il ricettario culturale ed enogastronomico che quest'anno ha sfoggiato in occasione di Expo 2015, quindi Cucina Expo Sum, in cui è raccontata anche la pera madernassa. Al di là di questo libretto, voi come l'avete presentata oggi? Allora, abbiamo presentato una battuta aromatizzata con pepe rosa, pancette e castelmagno. E l'abbiamo posizionata su un letto di ravanelli, anch'essi marinati, e al di sopra di essa del songino, del finocchio e sempre del castelmagno, abbinato a 2 salse, una senape e una confettura di peperoni, leggermente piccante.
Quindi è un bel corollario questa ricetta, tra l'altro mette anche un po' in scena quelli che sono i prodotti tipici della vostra zona, sì. Quindi di Dronero, una scelta non casuale, credo. No, abbiamo deciso di mettere in risalto il formaggio che è delle nostre zone appunto, e come la pera che è comunque delle nostre zone anche. La nostra Madernassa è protagonista anche di Alba, non soltanto qui di Guarene e del Roero, quindi è quasi un frutto dell'UNESCO. Allora, la vostra ricetta qual è? La nostra ricetta è un millefoglie alla pera Madernassa. Quindi una ricetta gluten free per pensare anche ai celiaci. Ovviamente questa idea viene nata anche da un'esigenza, perché la celiachia è, diciamo, un male che va estendendosi. Sì. È un male che va estendendosi, quindi noi come scuola abbiamo cercato di creare un piatto per aiutare queste persone che non possono assumere la farina. E da Lavagna arriva la scuola alberghiera che è new entry in questo concorso, quindi avete fatto parecchia strada. Per voi quest'anno si è trattato anche di conoscere la pera Madernassa, perché non è un prodotto noto nelle vostre zone. Come l'avete trovata? In realtà è lo chef che ci ha proposto questa gara. Una pera un po' particolare, come la trovi tu? Buona, mi è piaciuta. Devo dire che la trovo un po' diversa rispetto alle nostre, si sente un po' più granulosa, però è una cosa che mi piace. Cucina Expo Sum, la parola chiave, ma soprattutto il progetto che ha messo insieme due entità del territorio, cioè quella della formazione con la scuola alberghiera di Dronero e poi il mondo della cooperazione, in particolare ortofrutticola, con Ortofruit Italia. Sì, è stata un'ottima collaborazione, molto fruttuosa, perché abbiamo riscoperto i valori dei prodotti territoriali e anche i ragazzi hanno scoperto queste primizie. È stato veramente un'occasione per far crescere i ragazzi e proiettarli nel mondo del lavoro, grazie anche a queste ricette che sono così bene indicate e strutturate in questo librettino. Oltretutto ricette ad altissimo valore di salute, perché tra i vari partner di quest'opera c'è anche l'ASL Cuneo 1, che ha, diciamo, bollinato con bollino qualità e salute tutte le ricette. Quindi cucinare e creare salute è un binomio sempre più importante. Assolutamente importante, infatti proprio nelle scuole stiamo facendo un corso ai ragazzi sulle varie malattie che derivano da una cattiva alimentazione. Stiamo facendo anche un corso sul diabete, perché anche il diabete è associato all'alimentazione o all'obesità, e quindi è un modo per far conoscere ai ragazzi un'alimentazione sana e riportarla nei piatti. Confraternita del Bollito e della Pera Madernassa di Guarene al centro di questa terza edizione riuscitissima, che ha messo insieme due territori e che, diciamo, è un concorso che valorizza la cooperazione. Senz'altro, valorizza la cooperazione e l'idea che Nordiconad e Ortofruit Italia hanno avuto di sponsorizzare questi eventi. È il terzo anno, abbiamo avuto le scuole alberghiere della Liguria e del Piemonte, e diciamo che Nordiconad ha sposato veramente i giovani, l'iniziativa dei giovani delle scuole alberghiere. Il suo logo, quello che è ricorrente del Conad, persone oltre le cose, ha proprio voluto significare oggi la loro scelta verso le persone giovani che hanno partecipato oggi a questo evento e che noi abbiamo anche scelto perché riteniamo che i giovani, le scuole che rappresentano questo settore della gastronomia siano il futuro per il turismo e per le attività economiche della nostra zona.
pera madernassa non è solo un frutto, ma possiamo dire è il simbolo di una comunità che quest'anno vi ha portati in giro anche in diversi eventi. È quasi un biglietto da visita per voi a Guarene. Diciamo che noi, partendo dall'inverno scorso, dal mese di febbraio, con Fruit Logistic a Berlino, e poi c'è stato tutto un percorso e tutti dei bei momenti. Nell'estate, all'inizio dell'estate, abbiamo presentato il marchio che era stato richiesto tempo prima e poi è stato accettato. Poi c'è stata la presentazione del consorzio di tutela, poi c'è stato il momento importantissimo di Expo a Milano, dove noi siamo stati presenti 9 giorni, abbiamo presentato tutti i prodotti dell'agricoltura di Guarene, ma in primo piano la pera madernassa. Poi c'è stato il momento ad Alba, recentemente in Fiera del Tartufo, in collaborazione con l'Ente Fiera, abbiamo presentato questo nostro frutto molto buono in abbinamento anche ai formaggi del territorio. E devo dire c'è un discorso avviato molto promettente con un comune importante della zona di Novara, Casal Beltrame, dove faremo abbinamenti nella prossima primavera, già in programma, con il riso di quelle zone. Quindi c'è tutto un addivenire di momenti importanti. Insomma, i risultati si vedono non soltanto nelle scuole nell'ambito della formazione, ma poi il mondo della produzione che fa da traino, ovviamente è un ruolo fondamentale. E quindi è nato questo consorzio di tutela finalmente della pera madernassa, il presidente è giovanissimo. Esatto, quest'anno a luglio è nato il consorzio che raggruppa 25 consorziati, produttori nella zona, la maggioranza della produzione nel comune di Guarene, ma raggruppa anche produttori comunque del Roero, di altri comuni del Roero, zona che appunto da disciplinare è stata delimitata per la produzione di questo frutto della pera madernassa. Quindi il risultato che abbiamo appena ascoltato, la nascita di un consorzio, vuole significare un altro risultato molto importante che è la crescita di produzione sul territorio. E qui abbiamo un osservatore assolutamente privilegiato che è l'assessore all'agricoltura che ce lo può commentare. Non solo assessore ma anche produttore di pera padernassa. Diciamo che siamo riusciti finalmente, dopo diversi tentativi, a creare questo consorzio, perché è aumentata anche la produzione e visto che questo prodotto tipico del Roero è anche maggior parte coltivato sul territorio di Guarene, abbiamo creduto in questo progetto e cerchiamo di portarlo avanti per farlo conoscere non solo in Piemonte, in Liguria, come oggi si è visto con le scuole, ma anche all'estero. E siamo qui insieme ai vincitori di questa terza edizione del concorso con la ricetta che ha messo insieme Mari Monti e Madernassa. Spieghiamo il perché hanno vinto proprio loro. Ma hanno vinto perché hanno presentato un piatto decisamente diverso dal solito, con degli abbinamenti decisamente diversi dal solito. A parte l'abbinamento col dolce, nello specifico di torte o di piccole pasticcerie, si sono cimentati con il pesce, quindi mettere insieme un frutto e un pesce è già particolare. La pera madernassa e un pesce, e in questo modo particolare con il gambero rosso di Oneglia, decisamente difficile e decisamente ben riuscito. E quindi chiudiamo la nostra puntata di Robe da Fedagri interrogando i vincitori che sono studenti. Perché mangiare la pera madernassa? Non è un frutto come una pera normale, ma è una particolarità che nessuna pera ha e per questo si consiglia di mangiare questa pera madernassa, oltre a poterla abbinare a qualsiasi ingrediente in qualsiasi piatto.